Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Volevo fare un video sull'arredamento della serra. La serra è praticamente finita, manca solo qualche rinforzo che farò grazie ai consigli che mi avete dato voi su YouTube. Qui ho creato un vasone da un bancale 130x80 profondo 20. Non è molto profondo, però è più che sufficiente per le insalate. Queste adesso le ho messe in un vaso che è effettivamente un po' troppo profondo per loro, è sprecato. Quindi le trapianterò da qui, le metterò qua dentro. E qui ho già iniziato a mettere le carote, siamo un po' fuori tempo limite, ma sto facendo gli esperimenti. E metterò qualcos'altro che ha bisogno di profondità. Ovviamente pianterò poi, trapianterò anzi, qualche peperone che abbiamo nell'orto, che sono ancora molto belli. Ho preso un po' del terreno mio, lo sto portando dal campo qui. Adesso farò un fondo di una decina di centimetri col mio terreno. E sopra poi ci metto il terriccio, quello buono. Nel frattempo mi sto portando avanti bidone da una cinquantina di litri, pompa, porto l'impianto elettrico, metto luce e l'acqua. Adesso i lavori piano piano che vado avanti vi faccio vedere. Ho fatto uno strato di 7-8 centimetri del mio terreno, quello dell'orto, e adesso ci metto sul terriccio. Se non riempirlo tutto, onestamente costava un sacco di soldi, quindi ho preferito far così, insomma, adesso sopra metto quello buono. E ne ho due tipi di terricci, questo è quello commerciale, di discreta qualità, sopra invece farò uno strato poi di quello buono. Ecco, l'ultimo strato, vi faccio vedere il sacchetto che ho finito, è un terriccio di media qualità, però intanto è certificato bio, poi preso in vivaio, quindi non è proprio quello da centro commerciale, come invece è questo qui. Però vedete già la differenza di colore. Vedete che bello che è. Ne ho un altro sacco, adesso lo stendo, faccio 2-3 centimetri di questo e poi ho da trapiantare tutte queste insalate più quelle che ho in vaso e vi ho fatto vedere prima. Quindi questo cassone qui, questo vasone qui, diventerà praticamente solo insalate da taglio, che è più che sufficiente come profondità. Sto trapiantando le insalate che avevo messo dall'altra parte negli altri vasi grandi, perché questi vasi grandi li utilizzerò poi per mettere semine e piante che hanno bisogno di andare sotto, come ad esempio le carote. Da una parte ho già fatto l'esperimento, sono leggermente fuori tempo probabilmente, ma quest'anno lo uso solo come esperimento, come esperienza personale. So che l'ultima volta che ho usato la serra seriamente, come adesso, parliamo di 4-5 anni fa. Adesso comincio con le Samoa 60 giorni, sarebbe una Indivia Scarola, sempre di orto mio ovviamente. Ho lasciato il terreno asciutto perché così lavoro meglio con i guanti, posso scavare. E sotto ho messo un pezzo di telo per pacciamatura, quello che uso io nell'orto, quello traspirante. Così il momento, il giorno che dovrò togliere tutto, semplicemente tiro via senza avere il terreno da tutte le parti. Comunque l'acqua defluisce lo stesso perché appunto è traspirante. Mi serve per un discorso di pulizia. Questa prima fase di trapianti è terminata, quindi qui ho messo le varie insalate bietole, qui ho messo della scarola multicolore, qui ho messo ancora insalate, invidie varie. Qui avevo seminato l'altro giorno qualcosina, ho messo della cicoria, delle bietole e della lattuga. Facendo esperimenti, voglio vedere cosa viene fuori e se riesco a portarlo a maturazione. Qui adesso ho degli spinaci matador da seminare, li farò tutte carote che ho già iniziato e vediamo quello che viene fuori. Sto cercando qui quattro piante di peperoni da salvare e qui adesso passerò col trincia. Forse per me le salverei tutte, guardate. Non hanno prodotto molto quest'anno perché la zona qui è sfortunata. Sapevamo dove metterle, le abbiamo messe qui. Qui batte poco il sole, quindi. Ma ci sono alcune piante che, anche se non hanno prodotto molto, sono ancora molto belle. E come vi dicevo, io le salverei tutte perché guardate che belle queste sono ancora in fiore. Adesso cerco le più belle, quelle che hanno fatto qualche frutto e che hanno i fiori aperti, e poi le metto in serra. Ho un vaso grande, più di 4 non riesco a tenerle adesso. Adesso vediamo cosa mi invento. Ecco qui il lavoro che ho fatto, ho salvato alla fine 4 piante, ma ho dovuto metterle in due vasi.
ho fatto male i conti, pensavo ce ne stessero 4 in un vaso, invece già con 2 ho riempito il vaso. Sono ancora molto belle, vedete, sono ancora in fiore. E qualcuno ha i frutti, l'avevo visto prima, eccolo qua, è da raccogliere. Sono i peperoni quelli lunghi. Mi dispiace dover distruggere tutte le altre piante, ma purtroppo la serra è questa e non è che posso fare i miracoli. Qui c'ho altri frutti, guardate che belli. Adesso li raccoglierò anche per dare forza alla pianta. Dopo il trapianto magari soffre un po'. Ho seminato degli spinaci matador in questo vasone, abbastanza grosso, e stanno germogliando piano piano. Poi più avanti magari li trapianto, li dirado, però stanno venendo fuori. Abbiamo le bietole, le insalate si stanno riprendendo quasi tutte, tranne quelle in fondo. Qui ho voluto trapiantare del basilico che avevo nell'orto, non so cosa viene fuori. Volevo più che altro tenere i semi, ma volevo vedere se riuscivo a salvarlo e tenerlo ancora per un po', perché mi piace il profumo in serra. Qui abbiamo i peperoncini, anche questo qualcuno è in sofferenza. Qual è il modo migliore di terminare questo video, se non quello di raccogliere le prime verdure, le prime insalate, le foglie più tenere? Questa è un'insalatina che è spettacolare, fatta ovviamente cruda, prendo solo quelle più alte, quelle più sviluppate, e se ci fate caso lascio 3 dita in modo tale che spero ricacci come succede d'estate. Ovviamente qui la crescita è un po' più lenta perché le temperature sono quelle che sono. Ovviamente non poteva mancare la raccolta dei peperoncini, questi sono piccoli ma vi assicuro sono qualcosa di veramente piccante. A me piace il piccante, ma questi fatico a mangiarli. Questo è quello calabrese. Poi vado avanti da solo e guardate che belli questi. Questa è la pianta che mi ha dato mia madre a luglio scorso. Lei la teneva sul balcone, abita in città, ha fatto uno splendido lavoro. Se riesco a trovare la foto vi faccio vedere la piantagione di peperoni che ha fatto su un semplice balcone. E mi sono innamorato di questi peperoni. Questi peperoni non sono quelli comuni, questi arrivano dalla Basilicata, che è la terra di origine dei miei genitori. Quindi li farò seccare e prenderò poi i semi. Bene, il video è terminato, è stata una cosa molto semplice, vi ho fatto vedere un attimino cosa si può coltivare in serra in questo periodo. Siamo a fine novembre, ancora non fa molto freddo, anche se la notte arriva a 1-2 gradi, però come vedete sta germinando tutto. Queste sono le bietole, le coste che tra un po' devo diradare. Qui abbiamo gli agrumi che metto qui in serra per proteggerli. Qui abbiamo ancora un po' di insalate, qualcuna purtroppo non viene fuori, soffre, quindi ovviamente le lascerò al suo destino. Qui ho fatto un esperimento, ho messo qualche pisello così sparso all'interno degli spinaci matador, volevo solo vedere se germinavano in serra a questa temperatura e in questo periodo dell'anno. E qui abbiamo le erbette, quelle da taglio, aspetto che vengano ancora un attimino fuori e poi comincio a tagliarle, lasciando anche qui 3-4 cm con la speranza che rigettino. Ci sono dei problemi in serra da affrontare e adesso farò un altro video, spero che possa essere utile. E nel frattempo il prossimo video che uscirà probabilmente riguarderà i rinforzi che ho fatto laterali e alcuni aspetti da tenere in considerazione, come l'umidità interna, che non è da sottovalutare e che può creare alcuni problemi. Comunque ci vediamo per questo, spero la prossima settimana. Nel frattempo vi ringrazio per essere stati con me, vi saluto e vi auguro una buona giornata.